diamo il benvenuto ad Andrea Sanguinetto, responsabile dell'area commerciale e vice direttore generale di Panamerica SGR, al quale vogliamo chiedere innanzitutto una riflessione su come è iniziato questo 2019 e poi parallelamente invece una valutazione sul tema della sostenibilità che quest'anno è stato portato dal Salone del Risparmio, come viene interpretata dalla vostra società. Il 2019 si è aperto con un ottimo recupero dei mercati finanziari dopo il pessimo ultimo trimestre del 2018. Siamo ritornati su un contesto di mercati risk-on, per cui andamenti molto positivi per sostanzialmente tutti i mercati. In questo contesto noi abbiamo beneficiato di questo andamento positivo dei mercati avendo un posizionamento pro rischio nei portafogli che adesso stiamo progressivamente cominciando a ridurre, aspettandoci per il proseguo dell'anno mercati più laterali. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, è un tema che Panamerica SGR interpreta da parecchi anni. Abbiamo iniziato a offrire soluzioni di investimenti in ambito di sostenibilità dal 2005. Certamente oggi ci troviamo in un contesto in cui il mercato è molto più ricettivo per questo tipo di soluzioni di investimento e anche quest'anno stiamo continuando a vedere dei ritorni molto positivi per soluzioni sostenibili declinate in ambito tematico. Economia circolare è uno di esempi su cui abbiamo e stiamo svolgendo un ruolo sicuramente di primo piano nell'ambito del panorama delle soluzioni di investimento ESG.